One Podcast. Caffettino Weekend, il riepilogone di tutte le news di questa settimana. Buongiorno e bentornati al caffettino. Sono Mario Moroni e sono strafelice di essere con te qui anche in questa domenica dopo una lunga settimana di tecnologia, innovazione, news. Veramente impattante. Questo 2024 comincia un po' ad appesantirmi, ma siamo solo a marzo. Va bene. Cominciamo subito. Tante news. Ti ricordo che se ti piace questo podcast, me lo auguro, cuoricino per te, puoi mettere 5 stelle al caffettino, mettere segui e chiaramente... Cosa fare? Attivare la campanellina per non perdere nessuna puntata. Dai che cominciamo, tante news, tante. Cominciamo da lunedì, prima puntata su Reddit, che ha venduto con un accordo per 60 milioni di dollari i dati contenuti sulla propria piattaforma social per allenare un AI di una società ignota lunedì. Oggi vi posso dire che è Google, 60 milioni per poter allenare l'AI. Bella interessante. ChatGPT supera il test di Turing. È intelligenza umana? È uno dei punti su cui abbiamo discusso di più questa settimana. Che cos'è l'umano? Che cos'è non è l'umano? Ma è di certo che ChatGPT 3 non l'ha superato. Il 4 l'ha superato, ma non è troppo simpatico. Poi ascoltatevi la puntata per capire cosa vuol dire simpatico e empatia per ChatGPT. Ma attenzione, perché il 5 sembra anche cantare e suonare. Non sto scherzando. Elon Musk sfida Google con Gmail e Microsoft con LinkedIn, perché ha da poco lanciato una serie di funzionalità sulla propria ex, la ex Twitter, che dovrebbero fare concorrenza a Gmail e LinkedIn. Una di queste, ne parliamo appunto nella puntata di mercoledì, secondo me è molto interessante, x.com/jobs. Guardalo e ascolta la puntata. Threads aumenta il divario con X, triplicando i download giornalieri sia per iOS che per Android. Quindi l'applicazione che doveva in realtà fare concorrenza al nuovo modo di fare social nella mente di Elon Musk, di nuovo ancora anche oggi, bene, sta accusando il colpo, e quindi il buon Zuckerberg con la sua Instagram Threads, che in realtà è, diciamo così, è Twitter con la faccia diversa, insomma sta andando molto bene e sta fluttuando, però attenzione. Venerdì abbiamo parlato di trasformismo nel mondo tecnologico. Cosa vuol dire? Quei guru, quegli imprenditori, quegli influencer, quei formatori che si trasformano piano piano, cioè diventano cose diverse, comunicano cose diverse. E oggi c'è il metaverso, e domani c'è l'intelligenza artificiale, e oggi c'è la criptovaluta, domani c'è, non so, i viaggi sulla luna. Ciclicità o strategia? Collegato a questo c'è anche una bella newsletter su LinkedIn. Come si cresce su YouTube? È una domanda che in tanti si fanno, e ho detto, ma partiamo da lì, caro Andrea. Andrea Ciraulo, nostro ospite nel caffettino a due voci, l'abbiamo visto, l'avete magari conosciuto anche a Umani, la reunion del 15 di febbraio a Milano, ma insomma viene da me per partire da questo ragionamento. Partiamo dal ragionamento tecnico di YouTube e cosa fare, cosa non fare, e poi la puntata è degenerata in una bellissima chiacchiera tra due esseri umani, tra due persone che hanno discusso di tante cose molto più interessanti rispetto solo alla tecnologia. Si conclude questo super riepilogone. Ti ricordo che puoi interagire con un canale Telegram, Mario Moroni canale, puoi interagire con le domande qui su Spotify sotto la puntata, puoi mandarmi direttamente le domande, oppure anche scrivermi una mail a mario@mariomoroni.it, e se vuoi essere protagonista anche un messaggio vocale al 335 57 91 901 per sentire la tua voce. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni. 366 puntate l'anno, quest'anno c'è una in più. Ci divertiamo 7 su 7 ogni mese, anche a Natale, anche a Pasqua, anche il 15 di agosto, a parlare, discutere, affrontare il mondo della tecnologia e dell'innovazione con il nostro pensiero critico. Fai bravo, fai la brava, divertiti e soprattutto buon weekend, a domani.